All'andata non ci fu storia, un 6-0 netto nelle immagini con doppietta di De Oliveira e un gol a testa di Lima, Lucayan, Murillo e Coco. Storia diversa quella che aspetta domani sera al Pala d'Irseo, un acqua e sapone, Unigros pure in gran forma, in 6 gare 5 successi e un KO a Pesaro, gli ultimi due dei quali senza subire un solo gol contro i colossi Napoli e Rieti. A ospitare sarà quell'Eboli di Cipolla che di recente è un passo diverso, tre nette vittorie e un'unica sconfitta di misura a Pesaro da quando c'è il nuovo tecnico che ha rilevato Basile. Eboli forte dei suoi gioielli Fornari, Iosico Pedotti, André Ferrer e occhio ai siluri del portiere Lion, goleador di classe. Eboli che però sarà privo di due pedine di assoluto spessore, quali Tulio e l'ex Bocao, entrambi squalificati, pure appiedato nel nerazzurro Cuzzolino, assenza pesante in attesa di Jonas, ma il buon momento del gruppo di Perez e roster ampio danno le solite garanzie in termini di tenuta, nonostante l'infuocato campo ebolitano. 4 gare al termine, più 5 sulla seconda, il Pesaro di Colini. Mantenere le distanze con un calendario poi in discesa significherebbe garantirsi una preziosissima prima piazza in vista della Final Eight per il tricolore. Arbitreranno parenti di Come Ronca di Rovigo. Diretta streaming su PMG Futsal all'inizio ore 20:30.